successo che mi hai sentito parlare? Potete dirci un vostro nome? Dice? Uno alla volta, diteci i vostri nomi. Via! Ha detto via! Perché dobbiamo andare via? Odio. Odio. Cosa odi? Odio, una cosa. Odi noi? Sì. Sì. Perché? Voi? Noi cosa? Perché avete paura che noi ficchiamo il naso nei vostri affari? Negli affari di famiglia? Ma c'è chiamato perché vuole delle risposte. Troppo duro. Facciamo una cosa, spegniamo la spil, cambiamo stanza. Cambiamo stanza. Sì. Brutta quella. Sì, andate via. No, secco. Odio, odio, odio. Tanto odio. Comunque è abbastanza inquietante. A me questo posto fa paura. C'è la camera da letto. Tutta blu. È stato lasciato tutto per com'era. Due botte dall'armadio. Le sentite? Sì. Le sentite? Adesso. Una. Ho sentito tuc. Ancora. Qua. No, ci sono i vestiti ancora. Guarda, il vecchio cappotto. Chissà di chi era. No, che cos'è? Non questo? Ci posso credere. Che cos'è? Aspetta, adesso vediamo. Una preghiera. Dai. Sì. La gente molto religiosa, mi sa. Guarda, sei illuminato fino a rosso. Ti lodiamo, Signore. Sì, una preghiera. E ce l'aveva nella tasca. Chissà come ti è venuto da frugare nella tasca. Vabbè, perché ti viene la curiosità. Ti è venuto così. Magari questa è un porta una protezione, un sigillo sì, di. Sì, sì. Come un sigillo di protezione. Sì, sì, sicuramente se uno se la porta in tasca è come portare un santino. Oh. Madonna mia. Fa impressione il campanile. Sì. Da qua. Sì, guarda questi qua, li chiusavano una volta. Sì, quando non c'era luce. Sì, impressionante. Wow, guarda quella bambola. Oh mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. È molto antica questa. Facciamo qui la spirit box. Cos'è? Sei spento il paletto, cazzo. Cazzo. No, non si accende più. Sono arrivato al buio. A me non piace per niente sta cosa, però. Porca puttana, non c'hai una torcia? No. Non ce l'ho, non si accende più. Come cazzo faccio? Oddio, un po' più qua. Aspetta, l'accendi. C'è la candela di là. Quella candela secondo te funziona ancora? Sì. Mamma che voci brutte che ci sono. Accendi. Accendi. Aspetta. Mamma mia. Hai sentito? Sì, bruttissimo. Accendi l'accendino. Fermati. Dammi qua, dammi. No, ce la faccio. Perché si è spento il faro? Non lo so. Accendiamo questa candela. Piano. Ci siamo, l'hai sentito? Sì. Ha detto ci siamo. Ci siamo. Oddio. Chi c'è qui? Non è bello. No. Mettiti vicino alla candela che non ti vedo. Ma dove siamo finiti? Perché? Era così tranquillo fino adesso. Alla bambola. Mamma mia! Ma che cazzo è? Non lo so, Debbie, io non vedo niente. Vedo solo un po' adesso che c'è la candela. È una voce che va oltre la spirit box, non ti riesco a vedere la neanche. La sento di là io! Neanche in volta, ti vedo proprio. Io la sento di là. Chi c'è qui con noi? Non mi è piaciuta questa cosa del tavolo, ma la lasciarci al buio. Ma l'ho caricato, eh? È caricato tutto il giorno. Perché ci hai spento il faro? Non mi piace. Meno male che abbiamo visto quella candela. Sì. Solo che quella candela non durerà in eterno. Sto anche di star fuori prima. Si spegne. Sembra che sia calata l'intensità della spirit. Sì, il volume. Oh! Tranquilli, che è successo che mi hai sentito urlare? Mamma mia. Ragazzi, cosa è successo? Io ho sentito urlare te, stare calma e lei che urlava. Ci aspetto il paro, siamo rimasti senza luce. E parlava. Ha detto ci siamo, una cosa bruttissima. Si sentiva una voce chiara, maschile, tipo. Sì, ma oltre la spirit box parlava qua. È ambientale? Sì. Fa due? Sei illuminato. Io non riesco ancora a niente perché non ho il faro. All'improvviso ho acceso la spirit box. Abbiamo visto questa bambola. Abbiamo visto questa bambola inquietante. Ho chiesto a lei se era di ceramica. Io ho detto vabbè, accendiamo la spirit box. Appena accesa l'ho messa all'impiedi, si è spento il faro. Okay. Per fortuna avevamo visto la candela nell'altra stanza e siamo andati a prenderla. Mamma mia. No, non mi è piaciuto. Guarda, non è una bella energia per Cioè, questo che volevi, non volevi che filmassimo allora. Non voleva la luce. Però analizziamo bene la cosa, siamo in una stanza con due letti separati, ok? Sì. Quindi prima di spaventarci e pensare alle cose brutte, magari è un'impronta energetica dei due bambini che ci stanno prendendo in giro e stanno giocando. Questa la bambola sì, magari, no? Sì, in effetti. E di là c'è un letto matrimoniale, quindi probabilmente c'erano i figli qua. Esatto. State giocando? Sì. Subito. Sapete prima c'era una voce maschile di uomo e adesso perché abbiamo parlato dei bambini? Guarda caso sentiamo la voce dei bambini. Ci va a fare apposta. Appunto. Non che c'è qualcosa di più. Ma non è che la voce che abbiamo sentito era di quel padre arrabbiato? Perché facciamo così? Ah, quello di là. Pronti? No, pronti non mi piace. Anche a me. Ti piace giocare? Sì. Con cosa vuoi giocare? Voi cazzo. Con noi. Voi cazzo. Questo è brutto, eh. Non possiamo muoverci. Io non so perché, ma ho l'impressione, ve lo giuro, che quando si spegne quella candela succede qualcosa. Perché devo pregare? C'è qualcosa di pericoloso qui? Perché delle persone devono avere delle preghiere così tante messe in un baule? Perché? Da protezione per qualcosa, vuol dire che c'era qualcosa che non andava in questa casa, in questa locanda. Gia! Oh! Oh! Puttana troia! You